alla votazione articolo per articolo, c'è da, da prendere atto di una proposta che veniva un po' dall'opposizione, e quindi io dalla maggioranza direi che forse la consigliere Pagliuca vuole dire una cosa in questi, e quella di dare, si tratta dell'articolo 25. Allora, sull'articolo 25, chiedo scusa. Allora, della maggioranza, firmata dai consiglieri di maggioranza, da Tartucco, quindi Tartucco, Cortese, De Lia, c'è più? Quindi da tutti della maggioranza. Quindi l'emendamento riguarda allora, si tratta, certo, allora, vorrei che fosse presente anche il sindaco della consigliera Marro. Sindaco e consigliera Marro. Perché? Allora, sull'articolo 25, intendo la consigliera Pagliuca. Allora, noi come maggioranza, insieme agli emendamenti che sono stati presentati contestualmente a questo Consiglio Comunale, chiediamo, e su questo naturalmente ci serviamo anche del parere tecnico del segretario, che per garantire quello che noi abbiamo definito il diritto di tribuna, quindi la partecipazione di ogni consigliere, ci sia riconosciuto un permesso che insomma, ci autorizza a assentarci nello spazio lavoro, ma non retribuito, un permesso non retribuito relativamente a quel diritto di tribuna che noi chiediamo, in modo che giuridicamente noi siamo coperti dal fatto che ci assentiamo dai nostri posti di lavoro come dovesse essercene bisogno e volontà, e nello stesso tempo ci impegniamo rispetto al principio che non siamo tutelati con il diritto di tribuna a percepire per un problema di aggravio e di onere del comune per la spesa, ci quindi discipliniamo questo punto di chiedere il permesso non retribuito. Grazie. Allora si tratta di questo. Quindi bisognerebbe articolarlo in modo sempre. Vediamo se è compatibile e se questo non comporta un danno reale. Allora, sulla domanda mi pare che ci siamo in paese, fermo restando che formalmente bisogna articolare una norma di regolamento, perché poi è evidente che quella per la parte del regolamento. Sul diritto ad essere, io distinguerei a essere presente e il diritto ad assentarsi dal lavoro. Sul diritto a essere presente è evidente che sia io sia chi viene può attestare che sei stato lì, che lei è stata qui, che è presente, eccetera. Sul diritto ad assentarsi dal lavoro e soprattutto sul diritto alla restituzione nei confronti del lavoratore o piuttosto nei confronti del datore di lavoro dei costi, lì dobbiamo essere molto chiari che questo non è possibile, perché il comma dell'articolo di legge prevede il
azioni varie solo per i componenti degli organi esecutivi, i capigruppo e basta, diciamo, i componenti effettivi delle commissioni, componenti effettivi. Quindi, giusto per essere un po' più chiaro, se il consigliere X che fa parte di una, diciamo, presso un'attività lavorativa presso un'azienda privata piuttosto che presso il comune, se viene, io non mi posso rifiutare di dire che è venuto, però né posso impegnarmi a restituire, né posso effettivamente restituire o giustificarlo dal punto di vista della sua assenza del lavoro, perché questo significherebbe, guardate, voglio fare una nota un po' tecnica, il danno erariale non si crea solo, non esiste solo il danno erariale diretto, cioè quello che io posso fare alla mia amministrazione, c'è anche il cosiddetto danno erariale indiretto, cioè quello che io accetto come funzionario faccio ad un'altra amministrazione pubblica indirettamente. Quindi più o meno ci ritroveremo, potremmo ritrovarci in qualche caso. Io volevo solo disponibilità, io ho parlato di 24 ore. No, le 24 ore sono esclusive per quei soggetti che ho detto io prima, no, sono solo riferite a quei soggetti che ho detto prima, anche non retribuite, sono 24 più 24. Entrambe le fattispecie sono riferite agli organi esecutivi. O parlo legittimamente. Se non fai parte della commissione, sì. Adesso mi dice la più conosciuta. Scegli anche cosa di presenza, l'azienda privata ti dà il permesso agevolato di recuperare successivamente. Ma questo sono i rapporti perché sono i rapporti di più. Ecco, allora un'altra cosa, segretario, c'era una precisazione che chiedeva la rappresentante dei 5 Stelle che diceva, quindi formalizzate meglio, evidenziate nell'articolo 25 che la partecipazione di eventuali commissari non titolari della commissione non comporta, però non comporta ricorso al datore di lavoro. Questo ci può inserire, ma è un problema rispetto a quello che dice la norma, però se si vuole inserire già lì. Ok. Quindi una precisazione più politica che tecnica, sospensione e 10 minuti così devo andare, restando così.